Cari amiche e cari amici, ben ritrovati ancora una volta in uno dei miei video. Oggi è arrivato il momento di parlarvi di un altro degli albi che io seguo, diciamo, in maniera continuativa, e cioè Diabolik. Ovviamente io ogni volta vi parlo esclusivamente dell'inedito, non sto a fare i video sulle varie ristampe, mi baso semplicemente, per quanto riguarda i miei video, sull'uscita inedita di Diabolik, mensile, che in genere esce il primo di ogni mese, insomma, ma che magari, come succede qui, nell'edicola, insomma, presso la quale mi servo, diciamo, arriva qualche giorno prima. In questo caso, sono già venuto in possesso e ho già letto il Diabolik del mese di giugno, quindi il numero 6 dell'anno 59esimo. Ecco qui, come potete vedere. Ragazzi, che vi posso dire? Anche diciamo, questa storia di Diabolik mi è molto piaciuta. Ma mi è piaciuta veramente tanto. Ultimamente, diciamo, dopo alcuni anni, diciamo, un po' tra virgolette bui, diciamo, per quanto riguarda le storie di Diabolik, ultimamente le storie stanno riacquistando un certo mordente e mi cominciano a piacere sempre di più, mi continuano a piacere, scusate, sempre di più. Innanzitutto, comunque, partiamo da questa bellissima cover di Buffagni. Buffagni è un artista incredibile, eccezionale, che con le sue cover, come ho più volte ripetuto, ha contribuito, secondo me, a dare nuova linfa a questa pubblicazione. L'Agostina classica di Diabolik, bellissima, è la quarta di copertina. Quarta di copertina dove, per la gioia del mio amico Francesco, che ne è un grande fan, potete vedere raffigurata la bellissima Eva Kant, la compagna di vita e di avventure del nostro Diabolik, una donna bellissima, di grande classe, elegantissima, come potete vedere anche qui in questa raffigurazione che ne fa Buffagni su una sedia a sdraio su una spiaggia tropicale, diciamo, con un costume come si deve, il classico cappellone da spiaggia. Eva è veramente una donna bellissima per quanto riguarda ovviamente il nostro immaginario, giustamente, perché bisogna ricordarsi che è sempre un qualcosa che vive nel nostro immaginario collettivo, come tutti gli altri personaggi dei fumetti che noi leggiamo. Per quanto riguarda i crediti di questa storia, diciamo, soggetto di Gomboli e Pasini, sceneggiatura di Altariva, ai disegni ottimi, bellissimi disegni, Nunziati e Brandi, la copertina, come detto, del grande Buffagni. Sempre più belle le cover di Buffagni, e vedrete la prossima. Qui si parte subito col frontespizio. Il titolo della storia è Fuga forzata. Fuga forzata. Abbiamo a che fare con i nostri due protagonisti principali, Eva e Diabolik, ma anche con Ginko, che se la dovranno vedere non solo con, diciamo, cioè non saranno stolti solo gli uni contro l'altro, ma avranno un altro nemico comune, e cioè un ciclone che, diciamo, potrebbe condizionare sia le mosse di Diabolik sia le mosse di Ginko. Ma solo Diabolik riuscirà e vincerà sia Ginko che il ciclone, come sempre succede. È una storia molto bella in cui Eva sempre di più assume, diciamo, le vesti quasi di protagonista, per quanto mi riguarda, perché diventa sempre più importante Eva in queste storie di Diabolik. Il soggetto e la sceneggiatura sono molto belle, la storia è ben congegnata, con qualche colpo di scena anche finale, ma che proprio nell'ultima tavola ci mostrerà una Eva del tutto protagonista, con una battuta che magari non ci aspetteremo. Io ve lo consiglio, questo è veramente mo molto bello. Comunque vi faccio vedere alcune immagini.
Ci sono delle immagini subacquee perché i nostri si trovano su quest'isola di Tychos, che è una specie di protettorato di Clerville, insomma, dipende sempre comunque da Clerville. Guardate qui come inizia la storia, vedete? Vedete la nostra Eva in gras polvero. E qui vi mostro alcune immagini, come dicevo prima, subacquee, molto belle. Ecco qua. Vedete, questi Nunziati e Brandi sono veramente bravissimi. Anche il livello dei disegnatori diabolici ultimamente è molto cresciuto, ma molto, secondo me. Abbiamo a che fare con artisti di grande bravura. Lo stile, ovviamente, è sempre quello adatto al fumetto del genere, con questi chiaroscuri e questi l'utilizzo dei retini, ma è bellissimo, a me piace tantissimo. Queste sfumature di grigio che solo nei gialli, diciamo, a fumetti diabolici si possono trovare, veramente molto belli. A me vi mostro qui la nostra Eva in uno dei suoi travestimenti più riusciti, avrebbe detto qualcuno. Bellissima Eva, anche quando è travestita. Ecco qua, vi mostro ancora alcune bellissime tavole, che ovviamente cercando di non spoilerare niente, niente di che, come credo che sia, insomma, non spoilerò più di tanto. Ecco qua i nostri, durante l'arrivo del ciclone che investirà l'isola di Naxos, dalla quale sarà difficile poter uscire, ma Diabolik ne sa una più del diavolo. Diabolik, diavolo, vabbè, scusate questa butade, insomma, un po' così sull'allegro, sul faceto piuttosto. Ecco qui, vi mostro ancora alcune belle tavole. Ecco, io sinceramente. So che non, cioè, quelli che mi seguono, tantissimi sono interessati ad altri fumetti, ma io Diabolik è un fumetto che a me piace tanto, ma veramente tanto, e quindi ve ne parlerò sempre con molto, molto entusiasmo. Ecco. Potrei definirlo anche i video su Diabolik, come quelli su supereroi, potrei definirli dei video di nicchia per appassionati proprio del genere. Chi non è appassionato di Diabolik, beh, guarderà gli altri video, non è che o non li guarda proprio, vedete voi, insomma. Qui vediamo ancora la nostra Eva, che diventa sempre più bella. E vabbè, adesso però non posso mostrarvi altro perché rischio di spoilerare l'albo, e per un giallo non è proprio il caso. L'ultima tavola non ve la perdete, io non ve la faccio vedere. Vi faccio vedere adesso solo l'anteprima del prossimo numero. Ho coperto l'ultima tavola con una cartolina appositamente, vedete. L'anteprima del prossimo numero, il numero che uscirà a luglio, il patto, che si preannuncia molto interessante, anche perché ai disegni dovrebbero esserci le diaboliche Massaia e Caretta, belle e bravissime, fra le migliori, diciamo, disegnatrici di questa serie, insomma. Io le amo in maniera pazzesca come artiste. Per cui non posso fare altro che consigliarvi l'acquisto non solo di tutta la serie di Diabolik, ma in particolar modo del prossimo numero che uscirà a luglio, cioè il patto. In testa di copertina, grande sorpresa. Una cosa che farà felice il mio amico Francesco, cioè l'uscita di un nuovo albo dedicato a Diabolik. In particolare trattasi di Il grande Diabolik presenta Eva Kant. Eva Kant, vedete? Francesco sarà entusiasta di questa. Gliene ho già parlato, mi ha detto che non vede l'ora di poterlo avere fra le mani. Eva Kant, io sono Eva. Ovviamente qui potete vedere già la cover di Palumbo, per chi segue Il grande Diabolik sa di conosce. Per chi segue il grande Diabolik, ovviamente è un disegnatore noto, conosciutissimo, perché ha disegnato parecchie storie, diciamo,
del passato, diciamo, del nostro Diabolik, e ovviamente anche di Eva. E scopriremo qui, diciamo, alcuni aspetti ancora una volta del passato di Eva che l'hanno condotta poi a diventare la Lady Cant, compagna diciamo, di vita del nostro Diabolik. Detto questo, e mostrandovi ancora la quarta di copertina con una bellissima Eva, non posso far altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandovi un buon proseguimento di giornata e dandovi appuntamento esclusivamente a voi piacendo per il mio prossimo video. Come sempre, alla prossima!